Divino Coppola! Avanti! Divino Coppola! Salve! Salve, Divino Coppola! Mi posso... Namaste! 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 Mi accomodo qua! Prego, prego! Grazie, grazie! Oh, Divino Coppola, quanta strada che ho fatto! Sono un pellegrino che mi hanno condotto dinanzi a lei. Perché ho bisogno di capire delle cose dentro di me, che io so che lei potrebbe in qualche maniera aiutarmi, darmi questa spinta spirituale per poter raggiungere. Non è venuta da me, chi l'ha mandata? Mi manda, ho avuto un sogno. Una notte mi è apparso un angelo e che mi ha detto Divino Coppola. E del sogno mi è venuto fuori tutto questo berretto, questa coppola, e con sotto il sorriso, e guardando un po' in giro su internet ho visto, ho detto, ma sì, è lui! E dunque era già successo un fatto. Poi ho fatto delle ricerche. Vorrei ritrovare questa luce che ho perso, perché mi sento proprio nel tempo, nell'oscurità, tantissimo, anche tantissimo, però non voglio star qui a ricarico, perché sennò qua non facciamo nulla. Io so che lei appena mi tocca, mi guarda, loro mi dicono che sono proprio. La luce non sono altre persone che vengono da te e ti accendono la luce. La luce è una cosa che tu ce l'hai interna e dentro di te. Tu quando sei in casa tua, quando... Allora questo spostiamo. Asmanna con Asimov. Quando tu sei in casa tua, ti alzi dal letto e devi andare, ti svegli insomma, e devi farti le tue cose, chi accende la luce? Ma ah, sì, ma dice mia mamma, no, mio fratello, tu sei in casa da solo. Ah, sto dicendo, tu sei, vivi da solo, sì, ti svegli, ti alzi dal letto, e allora chi accende la luce? Il mio cane. Addirittura? Sì, così accende le luci lui. Beh, bello. Portamelo. Va bene, così accende. Ma lei non ha bisogno di accendere le luci. È già acceso. È già acceso. Sì. Però qualche volta quando il mio cane non accende le luci, le accendo io. Bello, come si chiama? Santo. Che bello. Santo. Sì. Ma ammettiamo che questo cane è in giro e fuori in giardino. E lei è da sola in casa, chi accende la luce? Chi schiaccia? Io! Ah! Sì! Oh, allora è lei che accende la luce! Ora ci siamo! Quindi, adesso le spiego in poche breve. La gente, le persone, è inutile che vanno a cercare chi va in chiesa, chi è cattolico oppure che è spirituale, e va in giro a cercare per colpa di soldi. No, perché la luce siamo noi che la accendiamo. Dentro di noi. Dentro di noi. E quindi sei tu il primo, non è altre persone esterne. Ah. Ma la gente non ci arriva. Si inganna e vanno a questi centri olistici, e spiritualità di qua, spiritualità di là, padre non di là. Va così. Oppure chi va in chiesa,
Ancora non l'hanno capita. Sono tutte pecore, come al solito, che si seguono. Perché non sono gli altri che accendono la luce. Il problema è che tu la luce la accendi tu. Quindi tu percepisci il tuo problema. E se tu accendi quella luce, ti andrà tutto bene. Sei con Dio, divino! Divino Coppola! Questo è Divino Coppola! Non dimenticare! Grazie! Ricordati! Grazie! E ricordati sempre! Noi accendiamo la luce! Accendiamo! Oh. Accendiamo! Adesso accendiamo! In pace! Ciao, alla prossima!